negli episodi precedenti. Sono ricercato dalla legge. Sceriffo, Wake è in fuga, lo sto inseguendo. Un momento, mi sta dicendo che lo scrittore ha messo fuori gioco i miei agenti? Un thriller che io avrei scritto si sta avverando. Il genere della storia sta cambiando. Sta diventando un testo dell'orrore. Mi dissero che Ellie sarà stata rapita, ma era una menzogna. Non abbiamo sua moglie. Non sappiamo dove si trovi. Il suo presunto rapitore era stato divorato dalla presenza oscura prima che attaccasse me. Alan. Piccolo. Era soltanto un incubo. Alice. Così, Alan. Hartman. Mi sono... Ho dovuto darle un sedativo. Stia calmo. Io... Ha attraversato un altro brutto periodo. Cosa? In questo momento è molto importante che mantenga la calma. Dobbiamo evitare un altro attacco. Lei è un paziente della mia clinica e lo è da tempo. Lo shock per la morte di sua moglie le ha causato un disturbo mentale. No, sta mentendo. Lei presenta vari sintomi di schizofrenia indifferenziata. Bastardo. Tranquillo, Alan. Ti ucciderò. Va tutto bene. Ero intontito. Qualunque cosa mi avesse dato Hartman mi aveva stordito. Avevo la sensazione che tutto stesse succedendo a qualcun altro, a un personaggio della TV. Non riuscivo a pensare, a concentrarmi. C'erano solo fogli in bianco, niente pagine del manoscritto. La porta era chiusa. Ero intrappolato. Buonasera, Alan. Si sente meglio adesso? Si è calmato? Sì, vedo che si è portato dietro il suo gorilla, quindi sì, sono calmo. Messaggio recepito, forte e chiaro. Benissimo, è questo lo spirito giusto. Lei è molto coraggioso, Alan. Capisco che sia confuso. Sarei più preoccupato se non sospettasse di me. Non gliene faccio una colpa. Gentilissimo. Perché non viene con me? Conoscerà meglio la mia clinica e analizzeremo insieme ciò che potrebbe aver dimenticato. Una passeggiata e un po' d'aria fresca, ok? Le faranno bene. Questo corridoio è per i pazienti. Al momento mancano quasi tutti. Jack li ha portati a pescare. Tutti tranne quelli più fragili, naturalmente. Qui, nella residenza Cauldron Lake, incoraggiamo la creatività come strumento di recupero. Sono un esperto nel curare gli artisti. Ne sono sicuro. Splendido, Alan. Credo che riusciremo a riportare tutto sotto controllo, se collaboreremo. Di qua, Alan. Dunque, Alan, dalla mia esperienza passata con lei, dopo un attacco so che devo arrivare subito al nocciolo della questione. Quindi glielo dirò senza mezzi termini. Alice è morta. No. Finché non lo accetterà, si troverà in uno stato di estrema vulnerabilità. Alice è affogata. E lei non se ne fa una ragione. Soffre di allucinazioni, deliri paranoici, pensieri distorti ed è ossessionato dalla luce e dal buio. Si sente come se tutto orbitasse attorno a lei, ai suoi pensieri, ai suoi sogni. La sua mente ha costruito un complesso scenario fantastico nel quale i suoi scritti influiscono sulla realtà. Alice è stata rapita e le forze soprannaturali delle tenebre le impediscono di salvarla. Da questa parte, Alan. Non ero pronto per un'altra iniezione, quindi recitai la parte. Stava mentendo, ma sotto l'effetto della sostanza che mi aveva dato, dovevo sforzarmi di non credergli. È tutto nella sua mente. Si è inventato tutto. A parte il tragico incidente di sua moglie, non è morto nessuno. I suoi deliri sono soltanto manifestazioni del suo subconscio,
che cerca di proteggerla da una verità troppo dolorosa. Se non la combattiamo, la sua fantasia tornerà. So che ha l'istinto di opporre resistenza, ma ci pensi. Quello che le dico non ha molto più senso dell'assurdo complotto soprannaturale che ha ideato la sua mente? Lei è uno scettico per natura, Alan, lo sappiamo. Tutto si può spiegare con la logica. Ah, questa vista non mi stanca mai. È suggestiva, vero? Cauldron Lake si stendeva sotto di noi. Potevo vedere Mirror Peak sull'altra sponda del lago. Mi sembrava di riconoscere il punto in cui si trovava Diver's Isle quando eravamo arrivati. Ora c'erano solo onde. Sembra che stia arrivando un temporale. Strano. Non mi pare di averlo letto nel bollettino meteorologico. Beh, non importa. Di qui, mi segua. Alan, le sto dando una buona notizia. Ora abbiamo tutto sotto controllo. Ogni volta che ha una ricaduta diventa sempre più difficile risalire dagli abissi dell'immaginazione. La cosa non mi sorprende, considerando la sua professione. Immaginare è il suo mestiere. Dopo tutti i suoi incubi, questo dovrebbe essere un enorme sollievo. E se non lo è, perché? Perché io sto mentendo? O perché lei non vuole ammettere di non stare bene? È naturale che mi consideri suo nemico. Fa parte della patologia. Lo lasciai parlare. Dopotutto, Hartman io sono amava che di certo la propria voce. Le sue parole echeggiavano nella mia mente. Ma da solo, per restare lucido, affondai le unghie nei palmi delle deve mani. Deve collaborare. Una volta che l'avrà accettato, comincerà il suo viaggio verso la guarigione. Mi segua. Entriamo. Questo è l'accesso all'ala degli uffici. È riservato al personale. Rimase colpito dai miei trofei quando venne qui la prima volta. Adoro la caccia. La bellezza dei paesaggi, l'uomo contro la natura, è meraviglioso. Sì, davvero meraviglioso. Paura, paura, paura. Emerson. Sono il peggiore degli incubi, amico. Dovresti avere paura di me. Non è bello incontrarmi di notte. Poco ma sicuro. Per favore, Emerson. Il signor Wake è già abbastanza confuso. Sì, ti piacerebbe che me ne andassi, così non avresti più paura. Ma non puoi decidere che incubi fare e quando. Emerson. Ok, ok. Scusi, scusi, scusi. Quello era Emerson. Stiamo facendo dei progressi con lui, fortunatamente. Lavora sui videogiochi. Gomitata! È tutta spazzatura, ovviamente, ma richiedono un seppur minimo sforzo creativo, cosa che lo rende ricettivo ai miei metodi terapeutici. Venga, Alan, di qui. Dunque, avrà notato la macchina da scrivere nella sua stanza. La scrittura è parte della terapia. Non appena se la sente, dovrebbe continuare. I reumatismi mi stanno uccidendo. Sta arrivando un temporale! E che temporale? Spero che spazzi via questo posto dalla faccia della terra. E questi due sono i fratelli Anderson, Odin e Thor. Facevano parte di, come dire, un gruppo heavy metal negli anni 70 e 80. Si chiamavano All Gods of Asgard. Si erano addirittura cambiati il nome per completare la loro immagine di divinità vichinghe. Dopo la rottura della band si sono trasferiti in una fattoria qui vicino. Si trovano in uno stadio avanzato di demenza.
Ci prendiamo molta cura di loro, con molto affetto e attenzioni. Ormai non c'è nient'altro da fare. Temo che la vita da rockstar li abbia segnati in modo indelebile. Oh, così non va. Scusi se interrompo in fretta questa visita, Alan. La corrente fa un po' le bizze. È meglio che vada a controllare. Continueremo fra poco. Nel frattempo, non appena se la sente, ritorni nella sua stanza e cerchi di scrivere. Lo dico per il suo bene. Non è d'accordo? Vorrei sfondargli la testa con un martello. Oh, gli piacerebbe tanto conoscere i nostri segreti, ma non sa niente. Non è abbastanza pazzo. Non pazzo come noi, amico. Sì! La pazzia è indispensabile, amico. Chi altri potrebbe comprendere il mondo quando è così? Ci vuole un folle per comprendere la follia. È la cosa più logica che abbia mai sentito. Zane, tu sei a posto, Tom. Sì, ci piace, vero fratello? Deve venire alla fattoria. La fattoria degli Anderson! Va-la-la! Abbiamo scritto tutto prima di dimenticarci. Un corso intensivo. Tutto quello che serve per schiarirti le idee. Devi trovare il messaggio. Tieni, figliuolo, questo è per te. Mi ha causato un'allergia, ma l'ho tenuto al sicuro da quei bastardi. Zane sentiva le poesie prendere vita, dare forma alle cose. Mentre sperimentava, riusciva quasi a sentire il potere fuoriuscire dai tasti della macchina da scrivere. Questo lo rendeva euforico, ma lo intimoriva. Non fosse stato per il suo giovane assistente, Emil avrebbe smesso. Ma Emil aveva saputo persuaderlo. Anche lui se la cavava con le parole. Le idee cominciavano a schiarirsi. O, secondo Hartman, stavo sprofondando di nuovo nella fantasia. Ero convinto mi stesse mentendo, su tutto. Pazzi o no, gli Anderson sembravano più attendibili. Tom, hai qualcosa da bere? Sì, no. Mi spiace, abbiamo amici. Una riserva speciale alla fattoria. Produzione familiare, ingredienti locali. È una medicina. Ti schiarisce le idee. Ti fa ricordare tutto, eh? Proprio come raggi di luna nella mente. Oh, non avevo notato. Hai delle toppe sui gomiti. Questo non è molto rock and roll. Anche Tom si è perso. Deve essere stata quella dannata stregaccia di Baba Yaga. Ci ha usati. Ci ha rubato ogni cosa. Ha preso i miei tuoni, quella strega. E i miei corvi, come diavolo? Come si chiamavano? Memoria e pensiero, vecchia strega. Ha rubato qualcosa anche a te, vero? Lo fa sempre. Ah, meglio così. Questo posto, il lago, ti dà dei poteri. Se sei un creativo, un artista, un dio. Nightmare shifted in the sleep, in the darkness of the lake. Sì, ben detto. Fai in modo che ne venga fuori qualcosa di veramente deviato. Chiedilo alla signora delle luci. Lei sa cos'è successo a quell'altro scrittore. Ti ha usato, amico. E tu l'hai lasciata fare. Hai persino aperto la porta, non è vero? Su, dai, andiamo. Era già mezza aperta. E di chi è la colpa? Siamo moralmente corrotti, afflitti da malattie, vecchi e stupidi. Sì, ma non serviva che la spalancasse, dannazione! Sono stanco. Ho costruito la fattoria vicino al lago. Davvero un gran bel posto. Ci facevamo delle feste, amico. Tu dovresti andarci a fare una festa. Quel grosso ciccione di Bob Boulder buttò un ampli fuori dalla finestra. Prese quella hippie piena testa. 15 punti, oltre al trauma. Ora è morto, Bob. Leucemia. Punti, spuntini e droghe, amico. Brutta storia. Sono proprio stanco. Stanchissimo.
non puoi svegliarti. Non puoi fare del male a un incubo, perché i sogni sono frutto della fantasia. Oh. Ah, ciao. Ti ho fatto un ritratto. Ok. Mi è venuta l'ispirazione un paio di giorni fa. Il dottor Hartmann voleva che dipingessi paesaggi ed è quello che facevo. Ma ultimamente ho iniziato a dipingere queste cose. E quante! Le immagini arrivano in continuazione. Al dottor Hartmann piacciono. Le tiene nel suo ufficio. Ah, sì? È molto fiero di me. Dice che sto migliorando parecchio. Anch'io penso di essere migliorato. È meglio che inizi a mettere via tutto. La tempesta è vicina. Guarda, non vorrei essere là fuori stanotte. Ehi, Wake, perché non fa felice il dottor Hartmann e prova a scrivere qualcosa? La macchina è nella sua stanza. Per quelle scale arriverà alla sua stanza, Wake. Le porte erano chiuse. Hartmann e gli infermieri avevano le chiavi, ma non avevo modo di impossessarmene. Qualcosa non va. Mi sento strano. Non riesco a pensare. Qualcosa mi annebbia la mente. Riesco solo a scrivere. Tutto il resto è confuso. Sono intrappolato nel cottage, ormai da giorni. Ma fuori è sempre buio. La mia editrice è reale. L'ho rivista. Non è umana. È una cosa. È una presenza oscura con le sembianze di una vecchia. È coperta di ombre che la avvinghiano. Nel petto ha un furo al posto del cuore. Credo di aver commesso un grave errore. Non credo di star salvando Alice. La creatura mi ha mentito. Mi ha usato per scrivere ciò che vuole. E ogni cosa si avvererà. Hartmann aveva accennato a problemi con l'elettricità. Forse questo spiegava il generatore e la lampada sul balcone. Il generatore non era stato avviato e mancava la chiave. Hartmann voleva che scrivessi. Sapevo di non farcela, ma decisi di fingere per il momento. Non avevo scelta con l'infermiere Birch che mi faceva la guardia. Il bagliore del foglio bianco di fronte a me era accecante. Le mie mani iniziarono a tremare senza controllo. Ehi, Wake, lei resti qui. Vado a vedere che succede. Continui a fare quello che stava facendo. Faccia il bravo, ok? Ignoravo la ragione di tutto quel caos, ma poteva essere la mia unica opportunità di fuga. Beccati questa iniezione da Mjolnir, squalpatolina! Oh, hai paura dei due fratelli pazzi? Non siamo così indifesi adesso, che ne dici? Hartmann continuava a parlare, mostrando il posto a Barry con visibile orgoglio. Ciorinò racconti interminabili sui suoi trofei di caccia. E certo, Barry era colpito, ma era lì per affari. Alzò la voce e troncò il monologo. Ehi, Hartmann, dov'è Al? Hartmann si fermò a metà frase, infastidito dall'interruzione. Fece un cenno al grosso inserviente lì vicino. L'uomo sorrise e posò una mano esperta sulla spalla di Barry. Beh, la situazione si è capovolta, eh?
È la mia tempesta, soltanto mia! Sinclair era messa male. Altro che pacca affettuosa. Quel vecchio pazzo l'aveva massacrata. Era dalla parte di Hartman. Se l'era meritato. Dovevo raggiungere l'ufficio di Hartman. Aveva preso tutte le pagine del mio manoscritto. Di certo le teneva lì. Vieni che ti suono un po' di musica, Birch! È la resa dei conti! Come mai non vieni a prendere a calci i nostri vecchi culi raddrizziti, Birch? Tu che sei così forte! La foto appesa al muro attirò la mia attenzione. Ritraeva il personale della clinica davanti all'edificio. Conoscevo l'uomo di fianco ad Hartman. Era il rapitore. Hartman si era preso gioco di me. Le scritte sui nastri indicavano che erano registrazioni di sedute di Hartman con dei pazienti. Un nastro riportava il nome di Ellis. Per un attimo, mi mancò il respiro. Senta, signora Wake, può parlarmi dei problemi di Alan? Sta perdendo sempre più il controllo. Mi parli, è sempre arrabbiato, sta iniziando a diventare violento, sta... Violento con lei? No, non con me, no. No, mai. Io a volte vorrei quasi che Alan mi picchiasse, così almeno si arriverebbe ad una discussione da cui non potrebbe sottrarsi. Ma niente, lui, Alan non dorme molto e il lavoro, non sta scrivendo nulla. Se ne resta lì seduto per ore, si sente sempre più frustrato e io non riesco a parlargli. Sì, mi dica, signora Wake, cosa gli direbbe se le desse ascolto? Non lo so. Vorrei dirgli, ti guardo ma non sei tu, sei solo un estraneo che ti assomiglia, che osserva da dietro i tuoi occhi, un estraneo che non mi piace, e ora sta andando tutto a monte. Ma non glielo dice mai? No, no, ci ho provato ma non mi ascolta, è troppo assorto nei suoi problemi, c'è qualcos'altro che lo preoccupa sempre, ho tanta paura di perderlo. E non parliamo quasi più ormai. Non mi dice più niente. Mi tiene al buio. Mi sento così sola qui. Anche quando è a casa. Per favore, ho bisogno di aiuto perché ormai sono allo stremo. Beh, se lei riesce a portarlo qui, farò assolutamente del mio meglio. Sì, ma dottore, occorre fare attenzione con lui. Sarà difficile convincerlo ad ascoltarla e collaborare. È l'uomo più testardo che conosca. Beh, mi assicurerò di tenerlo a mente. Sentire la sua voce, le sue parole, mi diede felicità, nausea e senso di colpa contemporaneamente. Il peggio fu che riconobbi le parole. La sua telefonata era solo un frammento, una registrazione. Hartman non era felice. Mott glielo leggeva in faccia. Abbassò lo sguardo. Aveva combinato un guaio e lo sapeva. La vergogna del fallimento era difficile da sopportare. Non si aspettava che Wake chiedesse più tempo, così per dimostrare chi comandasse aveva intimato 2 giorni, meno di quanto Wake avesse chiesto, ma questo non rientrava nei piani di Hartman. Vieni fuori di qui! Hartman, mi sente? La denuncerò e le farò in culo a pezzi, hai capito? Barry? Al! Era ora! Barry, amico, che bello rivederti! Dobbiamo raggiungere l'ufficio di Hartman. È proprio qui a fianco. Tutto bene? No! La polizia mi ha trovato nella roulotte di Rose. Ma non mi hanno infastidito troppo. È evidente che sono solo una vittima e ho preteso di essere trattato come tale. O li avrei denunciati. Parlando di idioti, quel federale mi ha dato del filo da torcere, ma non sapevo dov'eri. Ma tizio è pazzo, eh? Ma... Queste sono tutte le pagine che avevo. E anche di più. Alan, la prego. Sta scivolando di nuovo. Stia zitto, un'altra menzogna, le sparo in faccia! Ah, sì, ne è proprio valsa la pena. Sul serio, Wake, andiamo. Cerchiamo di lavorarci insieme. Non ha idea di quello... Hartman, zitto! Barry, esci di qui. Io ti raggiungo fra poco. Trova un'auto. Oh, Al, perché... Vai!
Wake, mi ascolti, è un grosso errore. Non capisce? Assieme possiamo creare qualcosa di meraviglioso con la sua abilità e il mio... Hartman seguì la caduta di Alan Wake con il binocolo. Quando lo scrittore piombò in acqua, ordinò a Jack di raggiungerlo con la barca. Il punto era facile da individuare al buio, nonostante le luci della barca. Il Bengala galleggiava sull'acqua ancora acceso. Jack alzò il volume della radio, coprendo lo scoppiettio del motore. La musica era dura e metallica. I fratelli Anderson l'avrebbero apprezzata di certo, ma ad Hartman non interessava. Wake era finalmente a tiro. Serviva luce per farmi strada tra gli scaffali posseduti. Thank you.
Want access to thousands of applications? Verizon Wireless has you covered. Check out the latest games. Discover new music and old favorites. Social networking, sports scores, news, it's all at your fingertips. No matter what you're into, Verizon Wireless can satisfy your never-ending appetite for apps. Check out VCast apps and load up your phone. Hartman sapeva di non essere un creativo. Non rientrava fra le sue ambizioni e sicuramente non voleva finire come tutti gli artisti con cui aveva lavorato, ferito in modi difficili da descrivere, o peggio. A lui interessava mantenere il controllo creativo e dirigere, essere un produttore. Tra l'altro, era ciò di cui molte di queste persone avevano bisogno. Naturalmente i soggetti adatti erano molto rari.